Siamo venute qua perché questa sera facciamo una cooking class, yes, di sushi. Meraviglia. Praticamente la Vale e il suo fidanzato hanno una, anzi spiegalo tu. Abbiamo una piccola realtà all'interno della quale facciamo corsi di cucina e cene private. E questa sera noi ci dedichiamo a Silvia e a Jimmy e abbiamo preso un salmone gigante, un super branzino e il tonno, il vassallo. Esatto. Quindi se siete di zona e volete imparare a cucinare, perché poi fate di tutto, risotti, sì, di sì, zucca. Ci sono un sacco di classi monotematiche e poi invece c'è il corso base di cucina e il corso base di pasticceria. Quindi potete veramente fare di tutto. Cioè, cucina healthy e anche non, perché il mio fidanzato, da buon chef, è anche sì, un buon gustaio. Infatti ci sta stracazziando, perché diciamo, ma scusa, quello si può fare senza quello, si può? No? Ok. Però è abituato, insomma. E ora andiamo a fare il sushi! Con la sopra maglietta. È la carne che arriva praticamente fino qua sopra, no? Qua. Sì. In tanti fanno il taglio dritto, invece è un errore, si cerca di prendere tutta la carne possibile, quindi è un taglio trasversale. Qua c'è una parte dura, quindi si elimina il taglio, praticamente è questo. Ci si ferma praticamente alla lisca. Punta, inclinazione 20 gradi, si va a raschiare praticamente dove c'è la lisca. Quindi sentite proprio il rumore che fa. Se non sentite il rumore vuol dire che stai lasciando la carne attaccata alla lisca. Sentite in tensione. Poi tocca a te, padalla. Si arriva praticamente fino alla fine della pancia. Qui sono tutte le spine, quelle praticamente della pancia, ok? Qui finiscono. Quindi entriamo. Sempre in chiesa 20 gradi, sempre seguendo la lisca, esatto, sopra testa, taglio netto, tac, capito? In pratica cioè, sì, ci hanno lasciato un grammo di carne. Scusa Jimmy se filmo solo Riccardo, ma no, capirai che comprensibilissimo. Togliamo la pelle, pelle dalla coda. Ah, questo è bello, guarda. Ah, che qui rimane solo la, la pelle. Tieni tensione. Si chiama proprio taglio sashimi. Sembra brutto. Cioè, si taglia... Lui, sì, infatti. E il pesce va sempre tagliato proprio di un netto. Taglio netto, non devi, devi seghettare, soprattutto il salmone, che è una carne molto grassa e molto morbida. Deve essere proprio un taglio preciso. Abbiamo già la gocciolina noi. Vedi che faccio un passaggio solo. Sì, sì. Sinceramente non me lo ricordo neanche io perché non ci vado, non so da quanto. Ma io ho smesso di andarci perché... Come andavate però spesso, no? Sì, no, ma perché... No, aspetta, ma perché lei va a periodi... Ecco, da sinistra. No, no, basta, cioè, come conclusa tutti, qui. Però, Va a periodo, cioè, il periodo in cui c'era solo sushi, quasi tutte le settimane andavamo a sushi, c'è ora pizza. C'è solo... No, la pizza carne. C'è sempre stata, ora c'è la carne rossa. Vabbè, ma a parte questo, quindi quando poi... Vabbè, prossima cena il bisteccone, allora. Vabbè, con lei... Jimmy uguale, Anche più piangi. Ok, basta. Praticamente è già fatta. Oh, fai piano, io sto andando piano piano, cioè, non è una gara, madonna. Quindi facciamo un po' di lavaggi, generalmente sono 5-6, da trasparente. Quindi lavate via tutto l'amido che c'è. Ah, si toglie l'amido? Sì, va pensavo tolto. Che fosse quello che compattasse.
Ma infatti se non lo togli si compatta troppo. La parte più importante è proprio il riso, devi dare il giusto tempo di cottura. Vedi com'è bianca? Allora. Via. Quindi è mezzo chilo di riso e 7 decilitri di acqua. Esatto. In quanto cucina? Allora, adesso è importante avere un bel chilo di vetro per vedere quello che succede. Qui adesso noi accendiamo il fuoco. Ho messo l'aglio. No. Quando inizia a bollire si abbassa al minimo e si comincia a contare 5 minuti al minimo. Ok. Da quando inizia a bollire. Ok. Dopo questi 5 minuti spegniamo e lasciamo lì per altri 5 minuti. Quindi va completamente assorbito, non va mai aperto. Perché è di vetro? Perché non va mai aperto, non devi alzare per guardare se sta bollendo, perché altrimenti ti sfalsa le proporzioni. Stasera. Esatto. Va assorbimento, ok. Esatto. Guarda tutte queste preparazioni. Cioè, poi mangeremo tutto, ragazzi. Oh. Allora, e ora pronto. E adesso va, mi dico, un cucchiaio così a taglio, non un cucchiaio rotondo, altrimenti si impacca. Lo devi, diciamo, un po' raffreddare. Ma poi è stupida sta cosa, perché io gli ho detto. Cioè, cotto perfetto. Nel senso, un secondo in più sarebbe attaccato. Se io. Sì, no, è giusto, giusto così, ormai è consolidato. Ma compri sempre la stessa marca? Sì, ma anche gli altri sono meno male uguali. Magari hanno una consistenza un po' diversa, però le proporzioni di riso e acqua sono sempre le stesse. Però quello è il discorso del volume. Se non hai questo, puoi utilizzare vetro, plastica, non metallo. Perché metallo, avendo la cerca, rischi che ti dia dei sapori strani. Poi qua non c'è, diciamo, una proporzione vera e propria di sale e zucchero, va un po' a gusto personale. C'è chi piace con più dolce, chi piace invece più salato, più sapido. Quindi tu l'hai fatto con aceto di riso? Aceto di riso, sale e zucchero. Se non mettessi l'aceto praticamente non riesci neanche a lavorarlo perché si incolla tutto. Mm-hmm. Invece con l'acido e l'aceto vedi che diventa un po' più impanato. Sì. E che proporzione è sale, aceto e zucchero? Generalmente su mezzo chilo metti un decilitro di aceto, 10 grammi di sale e 20 di zucchero. Oppure può essere 10-10, oppure puoi metterne molto di più. Diciamo che la mia proporzione è questa. Poi okay. Va, ripeto, a gusto personale, adesso lo assaggerete, mi direte se è troppo dolce, no, va bene. Ma che tripudio. Diciamo che stasera. E anche stasera. Ma ragazzi, altro che olio che meat. Oh, buon appetito. Grazie. Adios. Ma vabbè, io vado matto.